dopo essere stata lanciata in Sud America e dopo essere arrivata in Europa, la Ford EcoSport si presenta anche in America con un look che, lo vedete, è molto diverso rispetto a quello della versione europea. Questo look probabilmente arriverà anche da noi, anche in Italia ovviamente, dove la vettura è stata più che un discreto successo, è stata molto venduta proprio per la sua capacità di essere molto compatta, perché il pianale è sostanzialmente quello della Ford Fiesta, ma soprattutto anche molto spaziosa perché c'è molto più spazio a bordo. Andiamo a vedere come è fatta. I nuovi gruppi ottici sono differenti rispetto a quelli del passato, molto diversa anche la parte bassa. I cerchi in questo caso sono da 17 pollici, rimane la soluzione bicolore che evidenzia un po' la sua origine SUV, ma quello che si fa davvero notare è l'arrivo di questo nuovo frontale che ricorda un po' quello della Edge, con questa mega calandra cromata, con il doppio listello che va a circondare il logo dell'ovale blu, e soprattutto questi nuovi gruppi ottici che sono un po' appuntiti nella parte alta. Questa è la versione americana perché ha anche il catarifrangente nella zona laterale, ma è un gruppo ottico molto bello da un punto di vista estetico. La vettura ovviamente si caratterizza per la sua estrazione SUV, è un po' più alta anche in termini di assetto, lo vedete la distanza che c'è tra il passaruota e la ruota, ma anche proprio alcuni elementi estetici come questo richiamo all'universo delle sport utility delle fuoristrada nella parte bassa del paraurti anteriore. Andiamo a vedere anche come è fatta dentro. Partiamo dal bagagliaio, andiamo a vedere come si apre la maniglia, è qui sul faro di destra, il portellone alla cerniera nella zona sinistra, quindi non nella parte alta. Può essere comodo o scomodo, questo lo direte voi. C'è un piccolo accenno di doppio fondo, il sedile si può frazionare in modalità 60-40 e c'è la sua tendina per andare a nascondere i bagagli da occhi indiscreti. Andiamo a chiudere il vano, andiamo a vedere come è fatto dentro, dove spicca la presenza di un nuovo interno. È molto ricca, con i sedili in pelle, li vedete con la regolazione elettrica. L'interno però si distingue per la presenza del nuovo Sync 3 con il display da 8 pollici, che si fa distinguere soprattutto per il montaggio a sbalzo, si fa notare, e soprattutto perché ha tutte le tecnologie di ultima generazione, sia per quanto riguarda la navigazione sia per quanto riguarda l'integrazione con gli smartphone di ultima generazione. La strumentazione ospita un display a colori del computer di bordo, la strumentazione è di tipo analogico sia per quanto riguarda quanto giri sia per quanto concerne la parte del tachimetro e dei servizi. All'interno di questa vettura troviamo il cambio automatico, perché è la versione 2000 turbo, abbiamo anche il 1000 EcoBoost a 3 cilindri, ma per quanto riguarda il mercato europeo probabilmente rimarranno le motorizzazioni che già conosciamo. Andiamo a vedere come si sta dietro. Come al solito l'EcoSport si presenta bene, si sta bene, tenete conto che io sono alto 1,90 m e devo dire, come vedete, che ci si sta bene a bordo di questa vettura, nonostante il sedile anteriore sia regolato sulla mia posizione. Una vettura sicuramente molto interessante per chi, per le giovani famiglie, per le giovani mamme e per chi cerca una vettura che sia in grado di affrontare molto bene le sfide cittadine di ogni giorno. Con questo è tutto, non mi rimane che invitarvi a commentare su YouTube, su Facebook e naturalmente su automoto.it. Ciao!